preso due città, quindi due punti di riferimento, Sassari e Toriano, ma non per uno specifico motivo, si può fare con quelle tabelle per qualunque comune. E cosa è saltato fuori? Che, quanto dice le belle parole del consigliere Leda, siccome i dati sono dal 2000 al 2013, salta fuori che Macomer aveva un costo pro capite di raccolta e trasporto, non di smaltimento che è legato magari, come dice lei, all'incenerimento. Il costo del servizio era spropositato rispetto alla media regionale. Macomer ha avuto sempre i costi più alti rispetto alla media regionale, nonostante sia stata la prima a partire con il servizio di raccolta differenziata. Nel 2004, per esempio, noi avevamo dei costi di raccolta e trasporto pro capite, quindi ognuno di noi, che andavano 85 euro all'abitante all'anno. Doglianova, che più o meno negli anni ha avuto un'evoluzione, diciamo, un numero di persone inferiore a Macomer, ma negli anni è cresciuto, pagava esattamente 29 euro. Sassari, che non ha mai avuto, non ha mai brillato per la differenziata, a tutt'oggi ha dei livelli veramente molto bassi, pagava nel 2004 46 euro. Se vedete anche la linea gialla, che indica la media regionale, a parte un anno, non so per quale motivo, si è raggiunto un buon livello, che era il 2005, se non vorrei sbagliarmi, tutti gli altri anni, dal 2000 al 2013, ma com'è, ha avuto dei costi pro capite spropositati. Anche Sassari la faceva, sì, allora, l'ha fatta mista, Doglianova era porta a porta. No, per carità, io cosa ho fatto? Ho riformato. Ma voglio dire, sono omogenei questi dati. Assolutamente sì. Gente che faceva la raccolta differenziata è così. Sto rispondendo, è così. Ma ripeto, posso farlo, sta scritto in comune, io ho messo anche lì. E poi voglio dire un'altra cosa sui dati. Assolutamente non voglio correggere nessuno, ma li potete vedere da sempre dei dati regionali che sono arrivati fino al 2013, non li dico io, e non ho mai letto un 56%, ma com'è? Mai letto, il massimo è arrivato a 47 secondo i dati regionali, non secondo i dati. Sicuramente questo bando porterà dei benefici sicuramente ai cittadini, sia sul dato mensile e sia sul dato trimestrale, che chiaramente sappiamo bene che la prima età è sul trimestre e non sul mese, ma anche su questo, come tutti i cambi di servizio, ci è voluto del tempo, ci vorrà sicuramente del tempo per assestarsi. Forse questo ha portato un po' di scompensi di qualcuno che difendeva la GST, i servizi della GST, che diceva che costavano di meno. La regione dice un'altra cosa, quindi bisogna mettersi d'accordo.